ボンジョルナトゥッティ。ドッポリビアチャ石垣、そのアンダータナハ、ラカピタレで沖縄。え、アンケクイ、オービストマーレベリッシモ、スペシャルメンテノールド。アスドインベチェ、そのアンダータアヒメユリ、トリステメンテファモーサ、ペラフィネデラバッタリアで沖縄。ルウルティモデラセコンダグエラモンディアレ。Visitare di persona questi posti ti fa conoscere aspetti che non impari neanche a scuola. Infatti, qui ho scoperto il sacrificio e il coraggio di decine di studentesse di 17 anni che sotto i bombardamenti aiutavano i soldati feriti nei tunnel scavati sottoterra.Queste ragazze non sapevano nulla della guerra fino a pochi giorni prima della battaglia. Infatti, andavano a scuola e vivevano tranquille sulla loro isola. Ma improvvisamente il demone della guerra è arrivato e per 90 giorni sono state in prima linea. La storia si ripete.Anche noi eravamo tranquilli, immersi nella nostra vita di sempre. Ma in un attimo tutto cambia e bisogna prepararsi ad affrontare grandi cambiamenti.Altro posto incredibile e storico che ho visitato è il castello di Shuri, centro del potere ai tempi dei signori delle Ryukyu. Nel 2019 purtroppo c'è stato un incendio ed è bruciato tutto. È un vero peccato perché era un raro esempio di arte e un vanto per tutti.Da quanto rimasto si deduce quanto era bello. Una zona del castello mi ha particolarmente colpito, e cioè quella con il tempio dentro un laghetto che si raggiunge mediante un piccolo ponte. Per come è costruito in basso rispetto al castello, sembra un posto a parte che costituisce un universo tutto suo, dove l'acqua e il ponte sembrano indicare un percorso di distacco e punificazione dalle cose materiali per arrivare in un nuovo mondo spirituale. Qui ho finito il viaggio a Okinawa, ma in realtà il viaggio della vita continua in una costante evoluzione.Alimentata dagli eventi ogni giorno e supportata dai regali come libri sacri e dai segni lasciati dai mistici del passato. Bene, metto qualche informazione utile nel link sottostante. Ci vediamo presto. Ciao!Thank you.
まだそうそう。みんなを聞きます。皆さん、ビデオです。アルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中、励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も、浮かぶあの笑顔、思い出遠く忘れてよ。遠くへ探して酔い合える日はない。